Siamo all'ingresso della sede della Protezione Civile Papa Charlie, una sede che frequentiamo perché spesso seguiamo gli interventi che operano questi ragazzi sul territorio. Stasera è un momento particolare. La Papa Charlie non fa solo Protezione Civile, stavolta ha deciso, insieme ad altre 10 organizzazioni, di fare anche Protezione Sociale. Nasce un progetto, eccolo qua, Acro.org, 11 associazioni di volontari si sono messe insieme per intervenire sul territorio dell'Agro Nocerino Sarnese per dare una mano sul piano sanitario, sul piano sociale a chi ha bisogno. Chiaramente sarà diramato il numero di telefono, che è sempre lo stesso per la Papa Charlie. Ci sarà un'azione continua 24 ore su 24 e tutti coloro che hanno bisogno di una mano, tutti coloro che hanno bisogno di avere un aiuto per ottenere una sedia a rotelle o quant'altro possa servire in una famiglia che ha necessità, ecco, c'è questa organizzazione che da stasera è operativa. Anzi, lo era già ieri, ma da stasera in maniera ufficiale. Ed è ufficiale su tutto il territorio dell'Agro Nocerino Sarnese. Mi viene da sorridere, laddove non riescono gli amministratori, i politici, riescono i volontari. Che bella cosa! Beh, allora a questa associazione un forte in bocca al lupo, auguri e ad maiora. Forse è uno dei progetti che mi ha dato più soddisfazione. La mia organizzazione, l'Associazione di Volontariato Porta Aperta ONLUS, è la capofila di ben 11 organizzazioni che si sono unite per poter dare aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Quindi stasera in effetti consegneremo le radio per mettere in contatto tutte le associazioni. Ho avuto modo di conoscere 9 organizzazioni che hanno un senso pregnante della solidarietà. Cioè veramente agiscono per il bene e nei confronti di coloro che ne hanno bisogno. È veramente un piacere per me vedere che dove le istituzioni non riescono, riesce il volontariato, riesce il privato. Ormai il volontariato, non solo in questa zona in particolar modo, non è più sussidiario delle istituzioni, ma è sostitutivo delle istituzioni, il che è gravissimo. Una delle attività è quella di supportare un po' le persone quando hanno bisogno di attrezzature, soprattutto di tipo sanitario. Era quello che facevamo poi singolarmente ogni associazione, in modo anche scoordinato. Poi magari non sapevamo che un'associazione teneva la sedia a rotelle, noi invece la cercavamo altrove. Con questo sistema noi ci siamo messi in rete, saremo in grado di vedere quale associazione ha a disposizione questo strumento, questo materiale, li chiamiamo.